io non altro desidero se non che o morire o amare Dio, o la morte o l'amore, giacché la vita senza quest'amore è peggiore della morte. Per me sarebbe più insostenibile di quella che l'è presentemente. Care sorelle, cari fratelli, in questo penultimo giorno del mese di gennaio, in questa rubrica Buongiorno con Padre Pio, abbiamo sentito uno dei passaggi più iridescenti, luminosi, che registrano il cuore più profondo, i sentimenti più reconditi del nostro San Pio, Fra Pio da Pietrelcina, e cioè la dichiarazione che lui avrebbe preferito morire piuttosto che perdere per strada l'amore che lui provava per il Signore Gesù Cristo. Questo è in questa lettera, piuttosto è più che altro è tardiva, ma è indice della saldatura profonda che si era creata tra l'uomo santo Padre Pio e il santo dei santi che è Gesù Cristo. Ma andiamo con ordine, perché qui ci sono tre punti molto importanti per quanto sia breve la lettura che abbiamo sentito. Primo, già Heidegger, un grande filosofo tedesco che studiò anche tra i gesuiti, disse che ogni uomo e ogni donna è un Sein zum Tode, si dice in tedesco, è un essere per la morte. Ma rubricava, cioè dichiarava, una realtà che sta agli occhi di tutti. Noi, pure io in questo momento, sto avvicinandomi verso la meta eterna, e di questo Padre Pio era molto consapevole. Soltanto che va innestato con quell'altra sua frase: io preferisco morire che essere impossibilitato nell'amare. Perché? Perché la nostra vita, e questo è il secondo punto, se fosse soltanto, come lo è purtroppo per la maggior parte, per la moltitudine, la consapevolezza di essere qui soltanto in attesa che arrivi l'ultimo tempo, cosa che peraltro è rubricata anche dal nostro organismo, perché ogni mese che passa noi ci invecchiamo, anche se San Paolo aveva detto: mentre il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Chiudiamo la parentesi. Se la nostra esistenza fosse soltanto una dimensione orizzontale, allora veramente si aprirebbe il secondo interrogativo, che è irraggiungibile, è più alto delle campane del santuario. Che senso ha la vita? Che senso ha stare qui? Ecco che allora si apre il terzo passaggio, che è quello appunto dichiarato soprannaturalmente da Padre Pio. Io credo che questa lettera di Padre Pio goda di un carattere di soprannaturalità. È l'amore, pur l'amore sofferto, che dà senso alla tua morte. Le mamme, se muoiono per sfamare i loro figli, muoiono per amore. Sapete, sorelle, fratelli e telespettatori, quante mamme in Africa, anche in questo momento, si stanno levando i denti volontariamente per vendere l'avorio che è contenuto nei loro denti in Europa alla Nestlé e ricevere il latte in polvere per dare la poppa ai loro bambini perché altrimenti morrebbero di fame? Non è questa una metafora, permettetemi di averla fatta, che dimostra come l'amore supera la morte? Ma tornando a Padre Pio, era così bruciante dell'amore a Gesù e per Gesù, cosa che si visualizzava nell'Eucaristia, quando dalle mani grondava il sangue dell'amore di Gesù per noi, per cui egli, nel messaggio che abbiamo detto oggi, ci vuole trasmettere questo significato del tutto singolare. Se tu ami nella vita, allora tutto il tuo volto cambia. La vista che tu hai sull'esistenza, il senso sull'esistenza si trasfigura e la morte non ti fa più paura, perché tu hai vissuto una vita piena di pulsioni d'amore, di battiti d'amore, proprio come avviene
per quell'organo, quell'unico organo del nostro corpo che è il cuore, che non cessa di danzare mai, visto che ci vuole così bene, né di giorno né di notte, che è il cuore. Non so se ci avete mai pensato. Il cuore per te non smette di battere né di giorno né di notte, perché il cuore è la sede dell'amore. E soltanto quando lui cesserà di battere, tu entrerai nella morte. Ma appunto, come ci ha detto Padre Pio, allora, se noi dovessimo vivere una vita senza amore, sarebbe meglio morire. Ma siccome non vogliamo morire, perché è connaturale cristiano il desiderio di stare in vita per fare del bene, conviene stare in vita per poter amare. E l'amore, come quella mamma che si toglie i denti in Africa, non ha confini. Non ha confini né di spazio, né di tempo, né di persone, né di luoghi, né di razze, né di etnie. Questo è il messaggio di Padre Pio. Preferisco la morte all'amore, nel senso che se posso amare vivendo e vivendo amando, allora la morte non mi fa paura, anzi, non mi farà paura, sarà semplicemente una sorella che mi accompagnerà all'incontro con il Signore Gesù.